fragoline. Nuovo video. Allora, come leggete dal titolo, volevo farvi vedere come funziona la lavatrice LG e la mia piccola recensione di come mi trovo. Ormai saranno 2-3 anni che ho questa lavatrice qua. Però prima di iniziare, io vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Se volete, lasciatemi un like così farò altre tipologie come questo video. E ovviamente, se volete, c'è il mio Instagram sia qua che sotto in tutti i video. Se volete seguirmi, e un commentino qua sotto. Detto questo, iniziamo. Allora, la mia piccola recensione e poi vi faccio vedere come funziona. Allora, questa lavatrice qua è molto comoda perché ha il timer dove tu programmi quando ovviamente sei in giro che non puoi, diciamo, andare la lavatrice, eccetera, e appena sei in giro che vuoi rientrare in casa, appena vuoi rientrare in casa che vuoi già la roba lavata, ovviamente con il timer puoi farlo ed è comodissima. Poi, vabbè, ovviamente c'è anche la pulizia della vasca, che praticamente è anche comoda anche quella, e in più ti fa vedere quanto detersivo metti, se tanto o poco detersivo metti praticamente. Scusate se mi sono mossa. Sembra un po' storta. Comunque, è ottima come lavatrice. Se non sbaglio, la trovate ovviamente in tutti i supermercati. Cioè, in su se non sbaglio, la trovate in tutti i negozi, ad esempio Ronitz, Unieuro, la trovate lì. Io mi sto trovando bene, è ottima e non mi sta dando problemi da quando l'ho comprata, che vi dico da ormai 3-4 anni. Detto questo, vi faccio vedere come funziona, perché non so se uno poi la vuole comprare ed è interessato a comprare questa lavatrice, almeno guardando questo video, forse più o meno. A parte che non ci vuole, diciamo, una quintascienza per capire come funziona, ovviamente. Però, vabbè. In più ho fatto anche un altro video a parte dove pulisco la lavatrice, per cui se non l'avete visto andatelo a vedere. Detto questo, io vi lascio al video, spero che ho detto tutto, ma poi non c'è tanto da dire perché è ottima come lavatrice, mi trovo bene e detto questo, che ho parlato fin troppo, vi lascio al video, per cui noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, vi faccio vedere come si usa la lavatrice LG di 9 kg. Questo praticamente turbo wash ha più 30, meno 30%. La potete usare anche col telefono perché ha l'applicazione dove con il QR voi potete prendere, installare l'applicazione e vedere quanto manca praticamente quando finisce la lavatrice. Io non lo uso mai, anche perché sinceramente preferirei usarla normalmente. E questo al massimo risparmio in meno di un'ora. E è molto utile perché c'è l'applicazione, ma ripeto, io non è che la uso. E praticamente queste sono le caratteristiche. Non so se poi vi interessa, io ve le faccio vedere lo stesso. Comunque, è fatta così. Allora, dato che avevo già fatto anche la pulizia di tutta la lavatrice e vi ho fatto vedere anche la pulizia della vasca, perché qua potete pulire la vasca, c'è proprio il programma che pulisce la vasca. Io adesso ho messo dentro le cose per lavare, io chiudo perché ovviamente la devo far partire perché devo farla andare. Allora,
qui ha la vaschetta dove praticamente io adesso metto la pastiglia. Metto la pastiglia e la metto qua dentro così, perché così almeno si scioglie bene e non attacca ai vestiti. Questo avevo fatto anche un video dove, come si usava la pastiglia Ditsan. Poi Ditsan Dash. Io preferirei la Dash e tre prodotti che praticamente quello, però vabbè. Per cui chiudiamo. Questa è di 9 kg, non so se l'ho già detto. I programmi sono questi, credo in quasi tutte le lavatrici. Ovviamente qua fa anche rapido di 14 minuti o personalizzato che è di 20 minuti. Io l'accendo così ve lo faccio vedere. Ovviamente qua è dove usate il programma, quello che volete. Io faccio misti, io di solito faccio sempre misti, almeno che non è un piumino, oppure che ne so, c'è anche lo speciale sport, tipo i miei fratelli giocano a calcio e sempre quando inseriamo lo sport mettiamo questo qua. Poi, dato che io adesso devo usare il forno, non la faccio partire perché è probabile che mi salta. Per cui io preferirei mettere il timer così parte da solo. E in poche parole, è touch, da quello che avete capito, potete scegliere la temperatura, cioè praticamente freddo, fino a 95, eccetera. Adesso facciamo, qua mi mette 40, di solito facciamo 40, di solito. Però, vabbè, proviamo a fare 30 con 1400 di giri. Potete anche fare senza centrifuga, 400, 800, 1000, 1200 e 1400. Io faccio sempre 1400. Poi potete scegliere se fare il pre-lavaggio, il lavaggio, antipiega, risciacquo. Per farvi capire, vi segna. Ovviamente quando schiacciate. Ovviamente queste cose io non le devo fare. E per farvi capire, se schiacciate 2 volte, quando finisce di lavare i vestiti, automaticamente dopo che avete tirato via la roba, voi chiudete l'oblò e parte da sola e pulisce la vasca, in poche parole. Ovviamente io non lo faccio perché adesso non serve, l'avevo già fatto. C'è anche il timer, funzione timer. Io adesso segno 3 ore, perché 3 ore almeno la faccio partire, diciamo, subito e non deve essere, diciamo, una cosa che ci mette tanto. Per cui il tempo di usare il forno, quell'oretta, dopo parte, diciamo, il timer e va da sola la lavatrice. Infatti volevo farvi vedere questo. Funzione qua, fatemi sapere se anche voi avete questa funzione qua del timer per far partire la lavatrice da sola senza che dovete star lì tutte le volte a farla. È comodo perché quando siete in giro praticamente la programmate, cioè praticamente 4, 5, 6 ore. Se non mi sbaglio, arriva a vediamo 15. A 19 ore arriva, per cui io la metto 3 ore e la facciamo partire. Infatti adesso la facciamo partire così. Praticamente è ferma, ma c'ha, diciamo, l'orario in cui entro 3 ore parte. Adesso calcola il peso, perché quando fa così, cioè segna la bilancia che calcola il peso della roba che c'è dentro. Perché così almeno sa quanto ci vuole per lavare i vestiti. Io ho messo tutti asciugamani e una tovaglia e basta. Per cui per farvi capire queste cose qua. Io lo uso quasi sempre, è comodissimo.
e sinceramente è molto utile. Di solito so che molte lavatrici non hanno il timer in cui tu puoi farlo partire. Ad esempio, la mia lavastoviglie, io quella che avevo vecchia di 7 anni fa, non aveva, cioè aveva il timer. Invece adesso ne ho comprato un'altra e praticamente non ha proprio la funzione del timer, per cui diciamo che non tutte hanno il timer. E la stessa cosa con la lavatrice LG. Comunque è semplicissima. Questa, vabbè, è una mia recensione di come funziona la lavatrice LG. Poi, se la volete comprare, eccetera, io da un bel po' che ce l'ho. Adesso non so se sono 2 o 3 anni che abbiamo la lavatrice. È comodissima e niente, sono curiosa di sapere se anche voi avete il timer per funzionare quando voi non praticamente non siete in casa, ma volete che parte la lavatrice. Fatemi sapere se anche voi avete questo programma che è molto utile. Sono, diciamo, un po' curiosa. E niente, diciamo che non è che c'è tanto da dire. Se volete sapere qualcosa in particolare o qualcosa nel dettaglio o anche qualcosa che non ho detto, fatemelo sapere sotto in questo video nei commenti. Vi ricordo che se volete vedere la pulizia della lavatrice con l'oblò, eccetera, andate a vedere nell'altro video che ho fatto. E se volete anche vedere come si usano le pastiglie, che io adesso, come vedete, ho già quasi 4 scatole, tranne questa che ho quasi finito. Per farvi capire, ho già fatto il video di come uso io la pastiglia in modo semplice. E ovviamente è veloce. Detto questo, niente, spero che il video vi sia piaciuto. Io credo che ho detto tutto, vi ho fatto vedere come funziona. Comunque, se vedete, c'è anche il segno dove c'è scritto touch, e in più potete collegare, appoggiare il telefono qua e si collega tramite l'app che ovviamente vi ho spiegato prima. Ok, semmai vi farò vedere dopo quando parte automaticamente, entro 3 ore. Per cui dopo 3 ore, cioè prima che parte, in 3 ore vi faccio vedere che parte da sola, ma ormai credo che lo sapete. Ok, semmai ci vediamo dopo le 3 ore.